Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di doppio pedale. Oggi ho deciso di fare questo video nonostante io non sia un doppio pedalista, anzi tutt'altro. Ma mi avete chiesto spesso: fai un video sul doppio pedale. Quindi ho detto ok, va bene, ci provo. Ma ho deciso di fare una cosa, di fare questo video sì per il doppio pedale, ma tutti gli esercizi convertirli anche per chi non usa il doppio pedale ma usa il pedale singolo. Mo vi spiego. Prima di tutto, oggi non sarà un video in cui vi farò vedere come andare velocissimi col doppio pedale, perché io per primo tante cose col doppio pedale non ve le so fare. Quindi voglio farvi capire come fare, più che altro, ad avere una buona tecnica e un buon controllo con il piede debole. Tanto alla fine il fatto di avere un buon piede sinistro è importante sia che noi suoniamo il doppio pedale sia che noi non suoniamo il doppio pedale, perché comunque il piede sinistro lo usiamo sempre. Se non usiamo il doppio pedale usiamo il charleston. È uguale avere il charleston con la sinistra o la cassa con la sinistra, è la stessa cosa. Poi ovviamente voi starete pensando: non è per niente la stessa cosa, perché il rimbalzo del pedale sul charleston e il rimbalzo del pedale con la cassa è completamente diverso. Infatti andare veloci con la cassa è molto più semplice che andare veloci col charleston. Fin lì non ci sono dubbi, però il fatto è che anche andando un pochettino più lenti col charleston possiamo riuscire a fare gli stessi esercizi che faremo oggi con la cassa. Partiamo subito. Allora, per prima cosa, stick control. Ogni tanto viene fuori questo metodo, ma è uno dei metodi migliori che ci siano, quindi va bene per tutto, anche per i piedi. La prima cosa da fare è farvi lo stick control almeno i primi 13 esercizi con la gran cassa. Quindi vi mettete lì, partite molto lentamente. Quello che di solito fate con le mani lo fate coi piedi. E così via. La stessa cosa la possiamo fare col charleston. Singoli, doppi, paradiddle e paradiddle invertiti, cioè l'esercizio 5 e l'esercizio 6. Ovviamente col charleston non riuscirete a tirarlo su tantissimo di velocità, ma l'importante è che quando andate su non preoccupatevi di avere il suono secco sempre, non preoccupatevi di avere questo. Ogni tanto avrete questa cosa qua. Dopo aver fatto lo stick control così, andiamo a fare una cosa diversa. Cioè, lo stick control rimane sempre lo stesso, ma stavolta andiamo a utilizzare anche le mani, perché sennò le mani fa niente. Quindi andiamo a mettere un ostinato anche semplice, tipo questo. Quindi in ottavi, e lo stick control andiamo a suonarlo in sedicesimi. Quindi se il ritmo in ottavi è a questa velocità, i sedicesimi saranno... Partiamo dal primo e arriviamo fino al paradiddle. Ve lo faccio vedere con gran cassa e charleston. Ovviamente lo potete fare anche con gran cassa e gran cassa. Perché lo voglio fare anche col charleston però? Perché nei groove dove suoniamo il ride, di solito il charleston o non viene usato oppure viene usato solo per tenere il tempo. Cioè, il charleston non si vede, lo metto un po' più vicino. Viene usato di solito solo così. Per tenerci il tempo, per farci da metronomo, diciamo, ma vabbè, bello. Ma il charleston col piede può essere usato diversamente, può dare quel colore in più al groove, ad esempio. Già un ritmo così in cui uso il charleston normale e il charleston con lo splash, che da lì sopra non avete visto, ma se non sapete che cos'è lo splash di charleston, cioè il charleston splashato, andate a vedere nel video che vi linko qui sopra e andiamo. Nell'altro esercizio che vi do invece la cosa è un pochettino diversa, nel senso, allora andiamo a suonare un groove normale con un piede, però questo stesso groove che suoniamo normalmente come se suonassimo con un pedale solo, andiamo a farlo nella battuta successiva con l'altro piede. Cerchiamo di andare sempre più su, diciamo, come difficoltà. Ad esempio, thank you.
inventateli, prendeteli da qualche libro. Questi qui intanto comunque ve li scrivo sul PDF che vi farò. Questi stessi groove li andremo a fare ovviamente anche col piede sinistro sul Charleston. Per non lasciare da solo il Charleston andremo a mettere anche una cassa sull'uno. I groove di prima non me li ricordo già più, anche se li ho fatti 3 minuti fa, quindi ne invento degli altri. Ah, ovviamente il groove prima lo facciamo con il piede destro e poi lo facciamo col piede sinistro. Ricordatevi di mettere la cassa sull'uno quando suona il Charleston. Ok. L'idea è questa qua. Provateci un po' e più che altro, ragazzi, mi raccomando, non pensate solo che col doppio pedale bisogna andare velocissimi, così. E come sempre, è come la tecnica delle mani, come qualsiasi cosa, bisogna prima avere il controllo. Quindi partite piano, perché sennò, come con le mani, rischiate di farvi male anche con i piedi. Partite molto lentamente, come ho fatto io oggi, e poi pian pianino tirate sulla velocità. Vi faccio il PDF. Sì. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, di cliccare sulla campanellina, di fare un giro su tutto, di andare su Castube, di scaricare il PDF e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!